just me and my guitar. Ciao a tutti amici, benvenuti sul mio canale, io sono Turkans, eccoci qua con un nuovo video del Road to Cielo Nero. Oggi amici andremo a sbloccare la prima mimetica oro per quanto riguarda una delle armi classiche. Infatti mi rimane appunto solamente da fare 10 uccisioni con l'essere Vage privo di accessori per sbloccare la mimetica Bengala e di conseguenza la mimetica oro. Da come potete vedere ho già sbloccato la mimetica solare, in quanto ho già portato a termine lo sblocco delle diamanti per quanto riguarda tutte le categorie delle armi appartenenti alla prima, diciamo, come, ecco, armi primarie e tutte le mediche diamanti per le armi appartenenti alla categoria delle armi secondarie. Quindi, amici, oggi andremo a sbloccare l'oro per l'essere Vage e quindi ciancio alle ciance, bande alle bande, io ricerco una partita e ci vediamo all'interno del match. Quindi, amici, eccoci qua. Su Permafrost, che è una delle nuove mappe uscite col terzo DLC appunto di Call of Duty. Per chi fosse ecco interessato a queste nuove mappe, io vi ricordo che ho portato già l'analisi di tutte e quattro le mappe. Se volete, diciamo, passate ecco sui video del mio canale, però comunque penso di lasciarla anche in descrizione. Nel frattempo andiamo a fare la prima kill. Comunque, delle quattro mappe, ecco. Questa è la seconda kill delle quattro mappe, questa è quella che a me piace di meno, come ho anche detto nel video appunto dell'analisi di questa mappa. Comunque siamo a 2 kill di 10 e altri due nemici stanno qua. Quindi uno, no, però, no, mi ha visto quello in basso e mi ha ucciso, perché quell'altro stava mezzo dormendo, cioè se ne era accorto molto, molto tardi, ecco, della mia presenza. Allora, lui lo hanno ucciso. Dove sta? Di qua. Io amici, poche volte ci ho giocato su questa mappa, quindi diciamo più che altro mi sto orientando con appunto, i puntini rossi della mappa, perché bene o male non riesco a capire tanto, tanto bene il giro. Cioè, è semplice fare il giro perché, ecco, mi uccidono. È semplice fare il giro perché comunque attraverso passi in mezzo all'edificio e quindi ti trovi subito nella zona dello spawn, però i giri, ecco, per prendere dietro gli avversari ancora non li ho capiti tanto, perché o passate, ecco, per di qua o per di là. Comunque mi ha ucciso anche questo. Ripeto, Permafrost è la mappa che meno mi piace delle quattro, però ovviamente è capitata questa e quindi andiamo a fare appunto lo sblocco della mimetica oro su questa mappa. Io spero di non fare tanto schifo, amici, perché a parte quelli stanno camperando là in una maniera schifosa. Però è da tanto che non uso l'essere Vage. Perché in genere, diciamo, da come ho quasi sempre detto, il più del. Quello sta lì, l'ho visto. Come ho quasi sempre detto, i video per quanto riguarda lo sblocco delle metriche, io li vado a fare una volta che ho sbloccato tutte. Cioè, li vado a fare subito, non aspetto. Perché sennò poi, ripeto, uno si disabitua ad utilizzare l'arma e quindi fa, tra virgolette, un pochino più schifo. Aiaiaiaia, qua mi ha ucciso col Trinity. Se no l'avrei, secondo me, stannato. Quindi ci sto dicendo che è da un pochino che non utilizzo quest'arma. Spero di non fare tanto schifo. Anche perché l'essere Vage come arma è forte. Aiuto te. Dai, dove stai? Ti ho ciccato male. Ti ho ciccato male. Ti ho lisciato male qua. Qua sto facendo schifo, amici. 3-6, c'è una cosa mai fatta. Ripeto, è da un po' che non utilizzo quest'arma, quindi mi trovo un pochino. No, è in grande difficoltà, però. Ah, guardate questi che camperano, dai, che schifo. Ho trovato una lobby un pochino schifosa qua, eh. Qua tutti che camperano. Guardate, guardate quello. Te muori. Ok. Allora, vediamo se lo riusciamo. Quindi per di qua e no. No, no. Comunque, amici, fucili a pompa senza canna liscia fanno un pochino schifo. Allora, vediamo di non. Vabbè, no. Cioè, questa, amici, è proprio una lobby di. Ovviamente fa schifo. Tutti i camper. Che schifo. Io ovviamente ho scelto, tra virgolette, questa mappa perché io mi voglio male. Perché, ecco, non so i giri da fare qua. Prendiamo un secondo da dietro. E quello lo hanno ucciso male. E a me lo stesso.
Quindi mi sta venendo fuori un video un pochino schifoso. Io mi scuso di questo, però. Siamo in vantaggio. UAV di disturbo alleato Vediamo un online. attimo qua. Allora, quello sta. Muori Perso il comando. alle spalle. Anche te. Certo, ho fatto parte. Guarda questo ca. E no, ti ha salvato. Ti ha salvato. Vedete, amici, qua. Vedete, Siamo in siamo là c'è vantaggio. stata l'importanza dell'assenza della canna liscia. Perché con canna liscia l'ho reucciso. L'avrei ucciso. Allora dovrebbero stare qua i nemici in genere. Allora vediamo. Allora uno sta là. Ok. L'ho ucciso. Vediamo se possiamo prenderne qualcuno qua da dietro. Sì, questo. Mans. Ah, volevi. Questo è lo stesso, in faccia proprio, in testa, headshot. Te niente. No, quello non l'avrei potuto uccidere mai. Allora, qua, vediamo di passare in mezzo. Guardano le api in azione di supporto. Questo con la type. La type, amici, l'ho sempre detto, è una, secondo me, delle armi più forti del gioco. Secondo me, a pari dell'NV4, che è l'arma come fucile d'assalto più forte. Allora, passiamo un pochino qua. Vediamo chi possiamo uccidere. Questo. Potevo fare la doppia. Potevo fare la doppia. Ma nel frattempo, amici, ho sbloccato la mia antica oro, però. Diciamo, questo video non mi piace tanto. Veramente, ripeto, certe volte quando. Soprattutto. Vabbè, accessoriato, ovviamente, l'essere vegge è tutta un'altra cosa. Cioè, con l'essere vegge, ovviamente, amici, certe partite proprio con 30 kill. In maniera tranquilla tranquilla. Ripeto, secondo me l'essere Rage insieme alla Rack 9 di base è una delle. Guardate quello. Mi stavo aspettando. Quindi sto dicendo che l'essere Rage insieme alla Rack 9 è secondo me come base una delle armi. Uno dei fucili a pompa più forti del gioco. Poi attualmente hanno messo l'M2187 che fa schifo, però se lo riuscite ad equipaggiare con l'accessorio Akimbo shotta tutti. Quindi equipaggiato con l'Akimbo diventa micidiale. Frattempo qua mi Di sto facendo supporto 10-18, disponibile. ma che schifo, cioè, mi vergogno di ciò. Mi vergogno, che ripeto, non ho mai fatto partite così, quello con la carica, vabbè. Non ho fatto mai partite così Abbiamo schifose, perso il soprattutto per il comando. coso, Unità di per i supporto fucili a UAV pompa. disponibile. Quello mi ha stannato, sta là sopra, il maledetto. E quello sotto mi uccide, vabbè. Purtroppo mi sono trovato nella lobby di camper. Purtroppo, ovviamente, come ben sapete, se uno campera se va in gioco con il fucile a pompa e appunto uno campera, quasi sempre morite. E quello là. Ovviamente per poi, ripeto, senza accessori diventa ancora più difficile fare le uccisioni da più o meno media distanza, perché, ripeto, senza canna rigata diventa ecco, difficile cercare, appunto, cercare di ammazzare un avversario da media distanza. Comunque, amici, io vi taglio questo pezzo e ci vediamo all'interno delle mimetiche. Allora, amici, eccoci di nuovo qua, quindi andiamo a vedere. Abbiamo sbloccato la mimetica Bengala e la mimetica Oro. Quindi, da come potete vedere, questa è la prima arma di 6 con il quale appunto ho sbloccato la mimetica oro. Una volta, ripeto, sbloccate tutte e 6 le mimetiche oro, andremo a sbloccare la diamante e l'acciallo nero. Quindi, amici, per questo video è tutto. So che è uscito un pochino schifoso rispetto ai miei standard, quindi ecco, mi scuso di questo. Però, ripeto, è da un bel po' che non utilizzavo l'essere vegge perché più che altro mi sono concentrato nel fare, a parte bei video sui glitch per quanto riguarda la nuova mappa, la cosa radioattiva, e anche nuovi, diciamo, i video per quanto riguarda le nuove mappe. Quindi mi sono concentrato più che altro su quelle e ho abbandonato un pochino l'essere vegge. Quindi, amici, ripeto, spero che il video vi sia, tra virgolette, piaciuto. E vi invito ad iscrivervi al canale per non perdere il proseguo di questo road to cielo nero. Quindi amici, io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Bella!